il periodo migliore per andare a pesca di lucci? Oggi lo vediamo in questa nuova puntata e soprattutto in questa nuova rubrica che chiameremo Luccio for Dummies. Luccio for Dummies è questa nuova rubrica che voglio lanciare qui sul canale YouTube per parlare appunto di pesca a luccio. Questo predatore che ancora abbiamo trattato poco qui sul canale, ma che tantissimi ci chiedono costantemente. Vedremo un po' ambienti, periodi, esche, attrezzature e anche qualche consiglio su come pescare il luccio. Oggi quindi vediamo quali sono i periodi, qual è la stagionalità della pesca al luccio, quando è il periodo migliore per andare a caccia di lucci e quando è il momento per cercare magari il luccio d'Italia. A grandi linee possiamo dire che il luccio non ha una vera e propria stagione, lui lo potremmo pescare praticamente tutto l'anno. Ovviamente a seconda delle stagioni, a seconda delle temperature e a seconda anche dei periodi di divieto, perché comunque dobbiamo tenere conto anche di questo, ci possono essere momenti più adatti e meno adatti per pescarlo. Se vogliamo dividere l'anno in base alle stagioni, possiamo dire che l'inverno è un periodo quasi da evitarsi praticamente in tutta Italia, perché coincide con il periodo di frega, che solitamente oscilla tra gennaio e aprile, i mesi più freddi quindi. Poi arriviamo in un momento che è quello primaverile, da aprile in poi, che è il post frega, per poi arrivare nel momento più caldo della stagione estiva, con il luccio che tenderà a spostarsi per cercare zone migliori nel momento di caldo assoluto, e poi quella autunnale in cui il luccio piano piano andrà a prepararsi a quello che poi è il suo periodo di frega. Ma adesso andiamo un po' più nel dettaglio e vediamo i vari periodi. Partiamo dall'inverno, che come abbiamo detto per buona parte del tempo coincide anche con quelli che sono i periodi di frega del luccio. Solitamente poi questa cosa può variare a seconda dell'altitudine, a seconda di dove ci troviamo con il lago, a seconda un po' del clima che abbiamo e degli ambienti, può variare, ma solitamente tra gennaio e aprile, a meno che non parliamo di laghi posti ad altitudini molto elevate, tra gennaio e aprile il luccio inizia a fregare. E solitamente questo periodo coincide anche con un periodo di fermo ittico, dove proprio non possiamo pescare. Tuttavia, se parliamo di inverno, parliamo di acqua fredda, acqua che è scesa magari sotto i 10 gradi tranquillamente, quindi acqua che può raggiungere anche i 5 gradi di temperatura o anche sotto, addirittura potremmo trovarci a pescare in zone con il ghiaccio, e magari queste cose le possiamo trovare banalmente, queste situazioni, anche a dicembre. Per esempio quest'anno mi è capitato di pescare a dicembre una zona, un periodo lontano ancora dal periodo di frega, mi è capitato di pescare il luccio e di trovarmi in attività. Con la temperatura che è scesa, la temperatura dell'acqua, il luccio cosa farà? Andrà a cercare zone di profondità più elevata, dove la temperatura dell'acqua rimane più stabile, quindi non avremo un grande sbalzo termico tra la notte e il giorno, ma l'acqua cercherà di mantenere una temperatura più stabile. Banalmente, in acqua meno profonda troviamo magari la temperatura che può cambiare molto durante il giorno, perché magari arriva un raggio di sole che la scalda, o magari una folata di vento che invece, rimescolandola, va a creare una temperatura più bassa. Va da sé quindi che nel periodo invernale, se stiamo pescando in un periodo in cui ci è concesso farlo, lo andremo a pescare a profondità abbastanza elevate, si parla tranquillamente di andare anche sotto a 20 metri, e lo pescheremo prevalentemente con esche anche abbastanza generose come dimensioni, sia perché appunto avremo zavorre pesanti per andare giù, sia perché siamo nell'immediato pre-frega del luccio, quindi in questo periodo il luccio, se si alimenta, ha voglia di mangiare pasti sostanziosi che possono dargli energia e che possono fargli mettere su tanta tanta ciccia. In questo periodo però non è difficile avere comunque giornate di apatia molto alta, proprio perché siamo in quel periodo di pre-frega e a seconda delle zone dove peschiamo
potremmo già essere entrati in questo periodo, quindi non sarà, potremmo avere magari poche mangiate, magari belle, ma mangiate anche emozionanti, ma potremmo anche avere dei cocenti cappotti. Purtroppo la pesca al luccio può significare anche tanti cappotti. Quando vediamo che poi quelle mangiate cominciano veramente a diventare rare e cominciamo a vedere magari anche delle situazioni, magari ci capita di prendere un luccio magari che presenta dei segni di frega, magari poi facciamo dei video dedicati per vedere questa situazione, magari con delle foto, comincia a diventare importante lasciare stare il luccio e andare a fare altro, dedicarsi ad altre pesche. Magari questa cosa non coincide con il periodo scritto sul calendario, anzi più delle volte ve lo dico io, non coincide col periodo scritto sul calendario, però noi da pescatori coscienziosi dobbiamo farci attenzione. Per esempio, qui a Pusiano il luccio non ha un periodo di tutela perché è tutelato tutto l'anno, esiste un no-kill tutto l'anno e purtroppo hanno deciso, visto che c'è un no-kill assoluto sul luccio tutto l'anno, di non fare un periodo di tutela per la frega. Nonostante questo io sconsiglio a tutti di venirlo a pescare in questo periodo qua, anche perché a differenza di altri pesci che durante la frega magari sono un po' più attivi, un po' più facili da catturare, il luccio non è così e insomma lasciamoli fregare in pace. Arrivati in primavera poi il luccio uscirà dal suo periodo di frega, solitamente prendetele con le pinze queste indicazioni mese per mese, però solitamente verso aprile il luccio sarà uscito dal periodo di frega e potremo trovare diversi lucci, soprattutto di dimensioni piccole, i classici maschietti come solitamente vengono definiti, che magari si muovono anche con una certa costanza, molto frequentemente magari si spostano anche in acqua bassa per cercare del foraggio, per cercare da mangiare. In questo periodo non sarà difficile imbattersi in giornate con diverse catture. Magari la taglia del luccio non è delle migliori, non sarà difficile anche imbattersi in lucci, soprattutto nel primo post-frega, magari lucci che comunque hanno risentito del periodo di post-frega, per cui un po' smagriti, ma non sarà raro avere delle giornate con più catture. Quindi la primavera è uno dei due periodi migliori per dedicarsi alla pesca di questo predatore. In questo periodo comunque siamo in un periodo, soprattutto nel primo post-frega, in un periodo di transizione, per cui la cosa migliore è quella di cercare di raccogliere quante più notizie possibili da altri pescatori che pescano sul lago insieme a noi e comunque riuscire a pescare il più possibile, per sapere anche come si stanno spostando i lucci, perché ci stiamo spostando dalle zone di frega a delle zone dove poi piano piano il luccio andrà a caccia, andrà a riprendere quelle posizioni dove solitamente va a caccia. Quindi dovremo battere tanta acqua e cercare di capire dove sono i lucci. Potrebbe succedere di trovare comunque in una zona un determinato giorno, ma di non trovarli più magari anche solo il giorno successivo. Quindi c'è da farsi un po' il mazzo, ma dopo vedrete che questa cosa potrà ripagarvi magari con tante catture. Passato il periodo primaverile, che come abbiamo detto è quello magari un po' più ricco di catture, anche se la taglia potrebbe non essere eccezionale, piano piano arriviamo a quello che è il periodo estivo, che personalmente è il periodo tra tutti che io odio per la pesca al luccio. Questo perché i lucci importanti, un po' come fanno anche in inverno, andranno a cercare l'acqua più profonda per cercare l'acqua più fresca e l'acqua più stabile. Soprattutto visto il periodo non sarà facile, soprattutto quando fa molto caldo, pensiamo ai mesi magari di luglio e agosto, non sarà facile indurli alla mangiata, ma soprattutto se dovessimo riuscire ad allamare un pesce a queste profondità e poi lo portiamo su, non sarà il massimo anche per la salute del pesce, rischiamo di procurargli gravi danni, soprattutto perché per lo shock termico e soprattutto anche perché prendere un pesce a queste grandi profondità e magari portarlo su molto velocemente gli crea tutti dei problemi di salute. Quindi magari quando poi arriviamo proprio a del caldo estremo, a meno che non andiamo in laghi particolari, in laghi dove l'acqua è particolarmente fredda o magari ad altitudini particolari, per questo magari vedete tanti video estivi
su laghi alpini che hanno i lucci, per questo in questo periodo a luglio-agosto tanti vanno a dedicarsi alla pesca in questi posti. Se non peschiamo in questi ambienti però lasciamoli magari stare. E riprenderemo poi la pesca al luccio quando arriva settembre, quando le temperature iniziano a calare e quando piano piano ci avviciniamo a quello che è l'autunno. L'autunno poi è quello che possiamo definire il periodo top in assoluto per la pesca al luccio. Settembre, ottobre e novembre, poi a seconda delle temperature sempre, magari anche dicembre, possono essere i periodi migliori per dedicarsi a questa pesca. I lucci sono in quella situazione in cui si devono preparare alla frega, la temperatura sta piano piano scendendo, ma a meno che non abbiamo cali drastici, repentini di temperatura, comunque riusciremo a trovare dei lucci ancora in attività. Si devono preparare alla frega, quindi devono mettere su ciccia e andranno addosso a palle di pesce, a palle di foraggio. Quindi saranno molto attivi, avranno finestre di attività molto ampie. Non sarà difficile trovarli, magari in acqua non sempre altissima, e riusciremo a pescare. Faremo le classiche pescate autunnali. Magari avremo meno catture rispetto a quello che è la primavera, ma sicuramente saranno catture più interessanti. I pesci saranno lontani dal periodo di frega, quindi non saranno magri, anzi non è raro trovare dei pesci belli, ciccioni in questo periodo, e sono comunque pesci che si stanno preparando a quello che è il loro momento di frega. Quindi l'autunno è sicuramente il periodo migliore. Quindi, come dicevamo prima, il luccio è un pesce che possiamo pescare tutto l'anno e che ci può dare soddisfazione tutto l'anno. È una pesca che può variare a seconda del periodo e soprattutto a seconda delle zone, per cui dobbiamo cercare di conoscere bene i laghi dove vogliamo andarlo a pescare, perché può variare, questa pesca può variare molto. Come abbiamo visto, in estate magari ci sono posti, come anche i laghi che abbiamo qui noi vicino al negozio, posti dove pescare il luccio è controproducente e anche molto difficile, ma ci sono altri posti magari ad altitudini più elevate dove invece è molto divertente, anzi addirittura è l'unico periodo dell'anno in cui si può veramente pescare il luccio magari. Quindi dobbiamo cercare di, la cosa migliore è cercare di informarsi, di capire in che ambiente stiamo pescando, dove stiamo andando a pescare, e cercare di adattare il nostro modo di pescare appunto a questo ambiente. Se vogliamo fare un esempio, quando ho fatto il video quest'estate mentre pescavo in kayak a luglio a Bilancino, io non pensavo che a luglio i lucci avrebbero potuto mangiare, però poi diversi amici mi hanno detto: guarda che Bilancino è un lago particolare, è una diga, l'acqua è molto fredda, sotto l'acqua è molto molto fredda, quindi i lucci ti mangiano, sono molto attivi anche in estate. Infatti abbiamo avuto due mangiate e anche una bella cattura proprio in quel periodo. Magari se non l'avete visto recuperatevi il video, vi metto il link qui da qualche parte. Bene, spero che questo primo video della nuova rubrica Luccio for Dummies vi sia piaciuto. Spero che l'idea di fare questi video tutorial dedicati alla pesca al luccio vi piaccia. Magari scrivetemelo nei commenti. Se avete dubbi o domande, appunto, scrivete sempre nei commenti. Come abbiamo visto, non è il periodo proprio top per la pesca di questo predatore, ma piano piano, avvicinandoci alla primavera, vedrete che questi tutorial vi torneranno molto utili. Vi torneranno molto utili anche se volete venire a pescare in Irlanda con il sottoscritto, perché stiamo organizzando il viaggio in Irlanda per aprile, settimana dal 15 al 21 aprile è la prima partenza che faremo, poi adesso stiamo vedendo per fare altre date. Se siete interessati a questo tipo di viaggio, volete fare questa esperienza di pesca insieme a me e ad altri pescatori, magari mandatemi una mail, scrivete a info@tuttospinning.com, così vi mando tutte le notizie del caso. In attesa di poter partire per l'Irlanda oppure di poterci dedicare alla pesca al luccio, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo prossimamente con dei nuovi video. Io intanto magari vi suggerisco, se nelle vostre zone si può ancora fare, perché comunque a dicembre in diverse zone è ancora fattibile, andate a pescare il luccio. Ciao!